Primavera inoltrata, oggi 26 marzo 2022. Guarda le bella questa margherita, trattante. Guarda, anche questa è perfetta. Guarda quanto è bella. Guarda qui, le margherite spuntate, 30 gradi centigradi oggi. È quasi estate, diciamo. Qua su a Macerata. Dal Vangelo secondo Luca 18:9-14. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Quindi chi è che si sente santo, chi è che si sente giusto, e ringrazia Dio da essere, che si crede giusto, da essere tra i giusti e perfetto, si esalta. Quindi chi si esalta sarà abbassato, chi si umilia sarà esaltato. Poi la spiegazione del Papa. Oggi allora possiamo chiederci, ognuno di noi nel nostro cuore, come sto a umiltà? Cerco di essere riconosciuto dagli altri, di affermarmi ed essere lodato, oppure penso a servire? So ascoltare come Maria, oppure voglio solo parlare e ricevere attenzioni? So fare silenzio come Maria, oppure chiacchiero sempre? So fare un passo indietro, disinnescare litigi e discussioni, oppure cerco sempre solo di peggiorare, primeggiare? Pensiamo a queste domande. Come sto a umiltà? Maria, nella sua piccolezza, conquista i cieli per prima. Il segreto del suo successo sta proprio nel riconoscersi piccola, nel riconoscersi bisognosa. Con Dio, solo chi si riconosce un nulla è in grado di ricevere il tutto. Solo chi si svuota di sé viene riempito da Lui. Quindi facciamone tesoro di questa parola e di questa spiegazione del Papa. Buona visione del video col drone, ci fa pure rima, e del viaggio verso Macerata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù.
Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà. Per la maggior gloria tua, preservami dal peccato e ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Vieni, Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Illumina le nostre menti, infiammi i nostri cuori e distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori e distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Nel primo mistero della gioia si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria Vergine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime dei nostri cari defunti, eterno riposo, dona a loro, Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel secondo mistero della gioia si contempla la visita di Maria a sua cugina Elisabetta. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra, e tra gli astri che in cielo rinserra, non v'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della neve, e le stelle più belle non son belle al par di te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetter noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, aiuta Padre. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, grazie, per i tuoi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi. Nel terzo mistero della gioia si contempla
la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Immacolato cuore di Maria, Immacolato cuore di Maria, sei luce via, sei luce via, sei luce via ai tuoi figli qua giù, sei luce via, sei luce via, sei luce via ai tuoi figli qua giù. Padre nostro, Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si contempla la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Siam venuti, o madre cara, da ogni parte della terra. Ti portiam le nostre pene, con le gioie e le speranze. O regina della pace, il tuo sguardo ci consoli,
su noi posa le tue mani, supplicando il Divin Figlio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero della gioia si contempla il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. O del cielo, gran regina, tutti corrono ai tuoi piedi, alla grazia tua divina, dal tributo di lor fè. O regina, madre mia, tutti corrono ai tuoi piedi, alla grazia tua divina, dal tributo di lor fè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave Gloria, secondo le intenzioni della Madonnina, le nostre richieste a Gesù e per le anime defunte dei nostri cari, eterno riposo non a loro, Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo alla misericordia di Gesù per l'ora che grava sull'Italia e sul mondo intero, la terza guerra mondiale. Per la terza guerra mondiale ti chiediamo, Gesù, la protezione tua e la tua misericordia. Proteggici da questi tempi bui che stanno arrivando anche qui sull'Italia e sul mondo intero. Affidiamo noi stessi, i nostri cari, le nostre famiglie, i nostri figli, ti affidiamo tutto a te, Gesù. Proteggici tu col tuo Santo Spirito e la tua misericordia. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Re Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Il nostro aiuto proviene solo esclusivamente da Gesù. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu,
pensaci tu. Gesù, pensaci tu. Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amo. Gesù, pensaci tu. 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 Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Gesù, pensaci tu. 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 Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Le cose di Dio, vieni, vieni, spirito d'amore, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna, amen. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Proteggici Gesù, liberaci da ogni male. Guarisci questa umanità ormai finita nel buio più totale. Divina dal tributo di l'Orfè. O Maria, madre mia, o regina tu del ciel, stendi il manto tutto santo sul tuo popolo fedele.
spannato, va, si è spannato l'obiettivo. Vabbè, faccio una controcolazione, questa qui è la terza colazione di stamattina. Ovviamente quelle altre due le ho fatte a casa. Questa qui è la terza fuori. Ciao Tembrasco, ciao Giauze, ciao Sodacao. C'ho su mezzo perché la macchina dal meccanico. La sfogliatina questa qui, c'è lo zucchero, poi c'è il miele e c'è pure la marmellata. Vedi che roba? La macchina non va bene, quindi sta in assistenza. Adesso fra poco a Tembrasco e Giauz vi dico una cosa, marmellata all'albicocca. Ciao Doc, ciao. Gatto Elio, ciao. È buono, è buono. Platone 96 pure. Oi Relav, no, zio Mario c'aveva il camion, non c'aveva il Ducato, non c'aveva questo Ducato zio Mario. Oi Relav, c'aveva il camion dell'Iveco. Ciao Lupi Forever, anche tu, passa un buon fine settimana. Gabriele Doria pure, grazie. Ciao Attitudine. Doc vuole sapere quanto costa un litro per il Ducato, un litro di gasolio. Cosa significa? Dipende dai benzinai. Tu lo sai quanto costa. €1,7, €1,8. E quelli i prezzi a te. Beh, tra 10 giorni costerà 4 euro al litro. Quindi non camminiamo più. Tra 10 giorni fermiamo tutti i mezzi. Doc, volevo il pieno, mi sono confuso. Ah. Doc, il pieno del Ducato adesso come stanno i prezzi adesso, 115 euro. 115, dipende che benzinaio lo fai, capito? Se te vai a Recanati, da quello che ancora costa 2,40 euro, paghi 130 euro il pieno. Invece se tu vai in un benzinaio, dipende da quanto costa al litro il gasolio, è inutile. Dipende. Però io adesso, Tembrasco, io vado con l'autobus. Ah, ciao John Pandolfi. Allora io vi voglio dire una cosa. Non credete a niente, guarda, già l'ho ridetto in altri video, non credete a niente di quello che si dice su internet di me.
delle diffamazioni, delle cazzate, dei smascheramenti, sono tutte puttanate. Lo dico e lo ridico e lo ridirò. Anche se la democrazia è pochissima che mi seguite, però niente non è. Quindi ve lo dico a voi, che siete i miei fan, i miei veri fan. Dopo c'è alcuni invece che no, perché Slav dice ambiguo. Ambiguo significa che i veri fan non dice né a uno che lo segue ambiguo. Quindi non tutti è veri fan. Però niente non è, dai, quei pochi che c'è, niente non è. Oirelav, è una miseria, 4 euro meglio prendere la bicicletta a pedalare. Arriverà a 3 euro, 3 euro e qualcosa, diciamo quasi 4. E poi presto scarseggerà il gasolio. Quindi chi è che c'ha i mezzi a gasolio, tipo questo e tipo la macchina mia, è un macello, è la fine. Non lo so come si fa, guarda. Bisognerebbe fare gasolio adesso, ma io mica sono industriale, purtroppo. Se no io facevo le scorte, mi compravo un'autobotte, ci mettevo dentro il gasolio, facevo le scorte, per un anno mi bastava. Invece no. Jauz, se avessi i quattrini comprerei la bicicletta. Ma la bicicletta la puoi trovare anche nei sfasciacarozzi, te le dà 20 euro. Doc, sti diavoli... No, Doc, non parliamo di queste persone, non parliamo di coloro che lavorano per fare del male agli altri. Pensiamo e parliamo delle persone che creano benevolenza, amore al prossimo e come posso dire, energie positive. Energie positive significa volere bene, tutto lì. Non dimo che la vita è positiva, perché non è positiva. Diremmo una cazzata, però almeno fa qualcosa di buono. Platone, Matteo, tutti gli altri possono dire quello che vogliono, ma io ti seguo da più di 10 anni, quindi so la persona che sei. Oh, grazie Platone. Grazie. No, io mi soffermo spesso a dire queste cose, perché faccio un... Adesso ultimamente faccio pochi video, perché dopo, tra il lavoro, tra impegni familiari, capito, non riesco a fare i video, a sfornarli parecchi, e ho finito diversi format, capito, ho terminato diversi format, tra cui il lavoro è privato, non si può dire, però ho terminato diversi format, tra cui il format di Trilli è morta, non lo posso fare. Dopo, tra cui il format dell'unboxing, non arriva più niente, non lo faccio. Se arrivasse qualcosa lo faccio, lo rifaccio. Però siccome non arriva niente, devo aspettare almeno che accumulo una decina di pacchi per fare il format. Dopo poi i assaggi con i cugini d'Italia non li faccio più perché non arriva più niente. E quindi 3 format così. I bucaggi li fo sempre de rado, però qualcosa faccio, dai, vieno facendo, tipo quello dell'altro giorno. Cappella dice, te sei messo in proprio? No, non sono in proprio. No. Se sa che in proprio, per mettersi in proprio ci vuole partita IVA, capito? Come fai? Come fai a pagare il commercialista? Altitudine, posso lavorare con te? Sono disoccupato. No, non posso lavorare con me perché il lavoro mio basta per mezza persona. Quindi non basta per una persona, quindi per mezza niente non è. Gabriele, Matteo, farai un video nei campi di colza anni 80? Sì, a voglia. Tembrasco, mandano solo nei ripozza? No, nemmeno quello, quindi non li faccio, finito, chiuso, cosa me frega. E avete visto il titolo della live oggi? Ho scritto ciao a tutti. Ciao a tutti proprio per significare che vi saluto a tutti. E ancora viviamo, ancora siamo vivi. Ugo Mammella dice, aspettiamo anche quello nei girasoli anni 80. Come diceva zio, no? Beh, i girasoli stanno, non lo so se possono crescere, perché la siccità è tanta, capito? È fin troppa. Non lo so se i girasoli riescono a nascere, perché ci vuole tanta acqua.
Tembrasco, io ho una busta paga da operaio, siete invidiosi, vero? Guarda, quando ce l'avevo io la busta paga da operaio, chi è che non lavorava in fabbrica era invidiosi di me, perché io piavo 1.800, 1.900 al mese, quindi erano invidiosi. E tanto quella busta paga lì, gli operai semplici guadagnavano 800 euro al mese, però era tanti anni che ci lavoravo, capito? Allora erano molto invidiosi la gente. Gianluca, ciao Matteo, mia mamma mi diceva sempre, campo cavallo che l'erba cresce, è vero. Doc, però meglio non mandare niente che manda neri pozza e contribuire al disboscamento della foresta amazzonica, esatto. Giauz, ieri il Papa ha detto che dobbiamo affidarci al cuore di Maria, c'ha ragione. Esatto, bravo, bravo Giauz, bravo. E poi il Papa ha consacrato la Russia al cuore immacolato di Maria, però ormai la consacrazione è stata fatta troppo tardi. Gesù è molto adirato perché le persone non hanno fatto niente per affidarsi a lui. Quindi è molto adirato il Padre Eterno. Quindi adesso niente, adesso l'uomo si dà la zappa tra i piedi da solo. Tom Baker, io ho una busta paga da ingegnere informatico che in Italia guadagna come un operaio. E una misè, ci credo. Attitudine, io lavoravo alla Fileni, però guadagnavi a ore 1000 euro, sì e no. Ah, alla Fileni dove altitudine? Attitudine dove alla Fileni? De Cinguli? Vicino... Allora... vicino al mulino. Al mulino De Cinguli lavoravi? Lì è una tribolazione. Mica tutti, per carità, però la maggior parte lavorano con la tuta bianca e la mascherina, i guanti... mamma mia, come farà? Come faranno questa gente a faticare tutti i giorni con la mascherina, i guanti, gli occhiali, la tuta? Sa che sudata d'estate e poi se non c'è l'aria condizionata, a parte che c'è l'aria condizionata dentro lì perché c'è le carni dentro la Fileni, ci avranno i metodi giusti, tanto se no come fanno? Però dopo un po', capito, dopo perdi la concentrazione, dopo un po' che respiri sempre l'aria non ossigenata, capito? L'aria propria. Gabriele dice, quando in fabbrica ti sei tagliato con il fusto d'olio che stavi portando sul muletto perché le forche erano sporche, tutto di sangue dappertutto, poi ti sei messo lo scotch e sei tornato a faticà. Quando t'ha visto il caporeparto le bestemmie se lo impappava, mamma mia. Oh Gabriele Doria, ma come hai fatto a sapere questa faccenda qui? Me lo dici? Te hai faticato su me sicuro? Hai faticato su me sicuro? Oh, c'è quella del parcheggio? Dov'è il foglio del parcheggio? Dove l'ho messo? Oh, porca miseria, dov'è che l'ho messo? Dov'è che l'ho messo? Cos'è, mi ha fatto la multa? No. Mi ha fatto la multa. Spero di no. Spero che non mi ha fatto la multa, perché ho pagato 2 euro per il parcheggio. Porca miseria, guarda tu, mi sei spostato tutto il cellulare. E chi è un macello qui in Tesso Ducato? È un macello a fare le live. Non è possibile. Allora, Gabriele Doria, quello lì si ricorda tutto di me, per quando faticavo. Adesso io ho il foglietto del parcheggio, dove cavolo l'ho messo? Aspetta, fammi vedere. Guarda, ci ho dovuto mettere le mutande per fermarmi il cellulare qui in il cruscotto. Tu guarda che roba. Niente, ho perso il foglio del parcheggio. 2 euro del parcheggio, ho perso il foglio. Ed è quella pazza, mi fa pure la multa. Però se sto dentro, se sto dentro non mi fa la multa, dai. Mi vede, no? Speriamo di no, dai. Te devo dire. Allora, un attimo, Sì, io mi ero tagliato tutto, no? Quella volta se usava le botti tagliate, capito? Se usava le botti per metterci i pezzi, ma non era in regola, capito? Se doveva usare i cassò, allora io ho badato a faticà, perché se andavo sotto Ina, l'infortunio, mi è scappato fuori all'osso qui. Guarda un po', allora, c'ho la cicatrice qui, c'ho 8 punti qui. E mi è scappato fuori all'osso, il sangue a pisciarella, il sangue in tutto un dei pezzi. Dopo mi sono messo lo scotch industriale e ho badato a faticare fino alla sera. Dopo che non è che mi è andato in cancrena, però poco ci mancava. E il caporeparto Franco lì... Allora, Franco...
Mario si è incazzato come una bestia. Oh. Le bestemmie se l'han pappato. Ha detto, ma cos'è? Non vai al pronto soccorso. Guarda che cazzo di taglio. Porca, dopo ha bestemmiato. E il taglio era grosso. Allora, Doc, in torneria automatica c'era l'aria condizionata? No, come ci pensi? D'estate se fugava di caldo. Se fugava proprio di caldo in torneria. Niente, io il foglio del parcheggio non lo trovo. Non lo trovo proprio. È cascato dentro il cruscotto, capito? Chissà quanti fogli dei parcheggi dentro il cruscotto ci sarà. Oh, quella... Porca miseria, ma guarda tu. E poi non posso manco contestare la multa perché il foglio non lo trovo. Come posso io far vedere che l'ho pagato? Ho pagato il parcheggio. È un casino. Allora, Edoardo Randine, perché sei rimasto lì e non sei andato a medicarti il taglio? Perché tu era un casino, perché serviva a me per forza quel giorno per fare quei pezzi, senza di me non potevi ne far meno. Allora ho messo lo scotch industriale, ho messo chiuso la cicatrice e la pelle si è cicatrizzata. E si è cicatrizzata. E dopo però ci sono andato alla sera al pronto soccorso. Ma ne mesi i punti, 8 punti. È così. No, 8 punti qua sotto. A te mi confondo. Qua 7-8 punti. Non mi ricordo più. 5-6 punti, cosa ne so. Platone, Matteo, controlla il biglietto del parcheggio nelle tasche. No, non ce l'ho nelle tasche. Era nel cruscotto. No, non ce l'ho nelle tasche. Ma guarda tu, 2 euro di parcheggio. Mi è partito il foglio. È assurdo, eh. Poi qua su tutto a pagamento. I parcheggi è tutti a pagamento a Macerata. Va via prima che te multa. Dove vado, come ammella? Dove vado? Devo aspettare per forza chi? Tanto dentro... Oh, voglio dire, no, tanto mi vedrà la poliziotta dentro il cusco... Gli dirò la verità. Dopo come fa a credici quella? Tanto le forze armate con il fatto che hanno la divisa possono legalizzare la loro rabbia e fate la multa lo stesso. Doc dice, il sangue fuoriusciva dallo scotch industriale. No, io guarda che prima da mettermi lo scotch ovviamente ho messo il cotone. Allora Andrea, Matteo, c'hanno la targa delle camere, in teoria sanno comunque a che ora sei entrato? Il discurario mi copre fino a mezzogiorno e mezzo. 2 euro. Sono entrato alle 10:15 fino a mezzogiorno e mezzo. Quindi sono coperto. Le telecamere però chi non c'è? Non c'è chi? No, non c'è le telecamere. C'è niente. Dietro le mura, mica in centro storico. No. Niente, mi sto a guardare intorno, mi giro intorno per vedere se c'è sto foglio di carta. Boh, non lo trovo più il foglio di carta. E che devo fare? A meno che non fosse dentro le tasche. Non può vedere. Che può essere pure che l'ho messo qui, vedi? Io non lo vedo più lì. Non può vedere. No. Non c'è più. Niente, è sparito. Che devo fare? I miracoli non so fa falli. Ugo Mammella, hai digitato la targa prima di pagare? No, non ho digitato niente. Gabriele, Mario si era incazzato, se no ci andava di mezzo la fabbrica. È vero. Si era incazzato, sì, perché Mario era un caporeparto, era mezzo padrò, diciamo. Buongiorno, re dei boccaggi. Luca Nonni, se sei con un furgone hai cambiato mezzo? Sì, la macchina è paccata. La gloria è in riparazione, signore e signori. Zobaco, buongiorno dalla Spagna. Ciao Zobaco. Ha piovuto in Spagna? Oppure non piove mai? Oppure lì? Ha piovuto in Spagna, Zobaco? Fammi sapere. Io comunque non me do vinta su foglio lì di carta. Dove sei ficcato? Sei andato a ficcare dentro il cruscotto, pensa. Pensa tu che sfortuna.
Allora, qui nelle Marche siamo ancora nel Neolitico. Sì, infatti. Infatti. Oh, forse mi è cascato per terra quando sono montato su. Fa un po' vedere. No, no. Non c'è, oh, non c'è proprio, eh. Guarda tu, incredibile. Oggi. Incredibile, ma vero. È scomparso proprio, sì. Adesso, guarda un attimo, fatemi vedere, va. Un attimo de rogna, de live, però è una rogna, ma per me è una rogna peggio a pagare la multa. Aspetta, eh. Ello! Eccolo, eccolo! Guarda un po'. Guarda un po', eccolo qui, guarda un po' dove si è ficcato, guarda. Guarda un po', eccolo, eccolo. Vedi? Vedi che Montesi. Vedi che Montesi non mente? A differenza delle teste malate, mentali, mentecazze che pensano che io mento, eccolo qui. Era andato dentro l'oscurante. Vedi? Hai capito? Adesso con me, così quando passa la poliziotta, glielo metto un tegli occhiali, glielo tacco un tegli occhiali, lo piccio con una colla. Oh, ho pagato! Non mi fa la multa. Eccolo qui, guarda, vedi? Te che non ci credevi, vedi? Vedi che te dici che Montesi dice le stronzate. Non credete le puttanate che circola su internet. Datemi retta. Datemi retta. Credete a me piuttosto. Che se io, per esempio, se vado in un posto nel passato, che sono andato in un posto, può darsi pure che io non mi ricordo manco che ci sono andato. Ma non è il fatto che uno mente. Non è mentire. Se uno non si ricorda, il rimorso, perché quel ricordo era brutto, allora hai rimosso e non ti ricordi, ma non è, significa che hai mentito, perché a mentire significa che nascondi qualcosa che hai fatto di brutto, e invece siccome non hai fatto niente di brutto, non ti ricordi che sei andato in un posto, allora ogni tanto se può uno confonde, se confonde, no, no, non mente, ma si confonde, è diverso mentire e confondersi, quindi è molto diverso. È questo che vi volevo dire, eh? E quindi non è che mi sto a giustificare, eh? Però quando una roba non piace, una roba brutta, uno dimentica, il cervello dimentica, te fa dimenticare. E quindi bisogna anche a rimuovere le cose brutte che c'è stato in la vita nostra. Se noi le rimuoviamo dalla testa, uno ti dice, ci sei andato a Firenze, ci sei andato a Roma. Non, no, non ci sono andato più, non ci sono andato. Perché? Perché non ci sono andato? Come? Io a Roma ci sono andato 1000 volte, a Firenze ci sono andato 2 o 3 giorni a San Luca, perché eri mi stati invitati. Però se una volta uno dice un paese specifico, può essere pure che una persona non si ricorda che c'è stato in quel paese specifico, perché non si ricorda la zona, perché io di geografia so zero. Ma non è detto che mente, non è mentire, significa non ricordarsi, non è mentire. Quindi non date retta alle puttanate che circola su internet. Allora, emblema, ciao Matteo, su internet circolano troppe cazzate. Oggi uno diceva che aveva trovato la cura per la calvizia. La mente ci mente. Perché te, emblema, c'hai la calvizia? Oi Relave, nella nostra città siamo osteggiati dai parcheggi a pagamento. È una miseria. La società Saba ha messo a pagamento i parcheggi di un intero quartiere. Ci credo. Doc, perché non li denunci sti diffamatori? Perché? Già fatto. Però la legge è lenta. Tembrasco, come sta Jonathan House? E chi lo sa? E chi c'è andato più a trovarlo col poro mio cugino? Non c'ho avuto tempo, no? Che è successo alla Gloria? Si con te mi dice, che è successo alla Gloria? È in riparazione. È successo che c'ha 20 anni, è mezza rotta e c'è da ripararla. Ecco qua quello che è successo. Quando una macchina c'ha 20 anni, cioè, se deve buttare la mondezza, te lo sfascio. Però io, siccome non posso buttare la mondezza, e quindi bisogna che l'aggiusto. Emblema, la calvizia no, ma un po' la piazza si dirada, c'è poca democrazia.
Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Non ho capito. Tembrasco, Matteo, sei più impegnato di... Sei più impegnato di... Non te capisco. Hai messo un simbolo di una serpe. E il con te dice, preferisci un panì col salame o cipolline o melancià? Nemmeno, nessuno dei tre. Lore, Twitch, drago. Matteo, sei più impegnato di un drago. Il drago era impegnato a magnà, a sopravvive. A voglia, troppe attività faceva il drago. C'hai ragione. Sono più impegnato di un drago. È vero. Allora, Lore, Twitch. Esatto. Adesso io dovrei... questo foglietto qui mettelo davanti il cruscotto, però tanto quella non c'è. Io l'importante è che ho la prova che ho pagato. Dopo, se mi contestano che non ho pagato, vado su in comune. Qui è un casino dei problemi, eh. Vai in comune e gli dico, guarda un po' che ho pagato, eh. Allora, Edoardo, il panino più buono è il Black Sebond, ma io non l'ho mangiato mai, mi sa. Black Sebond. Oh, io volevo bere un altro po' di cuccetto di caffè, invece purtroppo l'ho finito. Bisogna che bevo una flebo. Bisogna che bevo la flebo, ragazzi e ragazze. Allora, adesso io beverò una flebo. Però bisogna che vado di là per piare la flebo, aspetta, eh. È buono a The Old Wild West il panè? Una cosa giusta. Io preferisco il Big Mac del McDonald's. L'Old Wild West non è male, è buono, però è un pallò, capito? Te riempie, te spacca lo stomaco. Andrea KJ, da Old Wild West mi sono sempre sentito male. Perché forse, Andrea, c'è... La carne la fanno in un altro modo e in più c'è una salsa che... La salsa strana, una salsa strana, non a tutti può digerire. Parmigiano dice, Matteo, io lavoro in un distributore di metano. Hai visto che casino che è successo con la guerra? Il prezzo è salito talmente tanto che molti distributori stanno chiudendo e stiamo rischiando di perdere il lavoro. Lo so, Parmigiano. Non possiamo parlare della guerra, però lo so. Doc e Matteo, l'altro giorno al Mac c'è stava una promozione che sa 16.000 lire te dava il Big Mac alette de pollo, i nuggets, le patatine e pure il gelato. Allora... 8 euro te dava tutta sta roba? È incredibile. Lore Twitch, cosa dice Lore Twitch? Vediamo un po'. Io so che in città come Milano i parcheggi sono tutti privati e a pagamento. Girare lì con la macchina è un casino. Sì, e poi te fanno le multe quando meno te l'aspetti, perché a Milano c'è le zone a traffico limitato, le zone a targa alternata, capito? Te pigli le multe e manco te ne accorgi, c'è tutte le telecamere, è un macello, eh. Come faranno a campare a Milano? Queste città che ormai sono invivibili. Oi Relave, Matteo, invece di andare in sti fast food, meglio comprasse le robe e cucinasselo a casa. Ho capito a te, però cucinare a casa costa pure di più dei quattrini, perché devi lavare tutto, te devi lavare le padelle, cazzarole, e bicchieri contro bicchieri, forchette contro forchette, cortelli contro cortelli, e l'acqua, e il forno, e il gas, la puzza che fai in cucina, te tocca pulire tutte le mattonelle, tutte le... È un macello, combini un sacco di guai, costa un macello dei quattrini in più, facendolo da solo, e non è buono mai quanto il fast food. Lady Marmaid, se ci passi più volte ti fanno più multe. Lo so. Lore Twitch è città per ricchi. Esatto. Il Zicunte dice, hai mai letto Osho? Sì, ho letto tutto il libro. L'ho letto. Adeva de moda, capito? Invece da leggere la Bibbia, se preferisce Osho, che non è risorto però dai zombie. Gesù è risorto dai zombie, Osho no. Osho è diventato uno zombo. Luca Nonni, se con 10 euro di corrente faccio il pieno della batteria, ci faccio 600 km. Ah sì? Ma miseria. Perché c'hai la fortuna di averci la macchina a batteria. Io non ce l'ho sta fortuna.
Tembrasco, Matteo, fai ancora video, volai il drone? Volai il drone dentro casa? Dentro casa non l'ho fatto più volare. Perché ti piace far vedere che vola dentro casa? Pilot Valerio, ma conviene l'elettrico, boh? Guarda, l'elettricità non si trova dappertutto. Se tu c'hai una macchina elettrica, te devi fermare mezza giornata per caricarla e devi trovare appositi caricatori. E non li trovi in giro, è difficile trovarli, capito? Parmigiano dice, manco la Tesla fa 500 km un pieno, ma che dici? Ma dopo nella chat dice un sacco di cazzate. Pilot Valerio, non posso perdere tempo. Esatto, chi è che può perdere tempo? Se tu fai un viaggio, dopo devi fare mezza giornata di carica, non la metti la macchina. Edoardo, il drone dentro casa spacca tutto. No, non ride, che non spacchi niente. Io lo so pilotare ormai, non sono più sprovveduto come credi. Oirella, comprate una Fiat.GPL, non costa nulla e per mo il GPL sta a 80 centesimi. Sì, e il passaggio di proprietà, e il bollo, e poi devi pagare la revisione, il tagliando, dopo la frizione, cambio, freni e gomme. Va a spendere 2000 euro per appunto degli anni 90. Così vado da male in peggio. Tembrasco, l'elettrico in supermarket si ricarica in 40 minuti. Dopo pilot, se aumenta pure quello, l'elettronica, sì. Allora, capo voglioso, grande Matteone, nazionalone. No, ma l'elettronica è aumentata tantissimo, l'elettricità, no? L'elettricità è aumentata a dismisura. Cicciput, compralla è il meno per una macchina, è tutto il contorno che ti porta via tutti i quattrini. Lo so. Lore Twitch, la macchina è un mutuo. Apposta a me non mi conviene cambiare affinché c'è su gasolio, ma pare che circola delle forse, speriamo che fake news, che il gasolio sta proprio, verrà, come posso dire, verrà, non mi ricordo più, non ho capito adesso, però sai, come si dice, che sarà difficile a trovare gasolio. Giauz, mi sono sempre chiesto a che serve il bollo, che poi le strade fanno schifo, tutte paccate. Il bollo serve. Allora, il bollo è una truffa legale, legalizzata, che l'Italia paga all'Europa la multa, perché per il bollo ci guadagna di più, quindi conviene pagare la multa per questa tassa inutile, e che è una truffa. Cosa vuoi fare? Il bollo non serve a niente. Tu quando compri la macchina, tu già la paghi, è proprietà tua. Il bollo serve solo per fare chi è che ci comanda. Lore Twitch, sì, ho letto anch'io, dicono che verrà razionato. Non si sa se è fake news, perché in la televisione non ci dice niente, però come sappiamo bene, chi è che dice le notizie è pagati per non dire le cose vere, quindi può darsi pure che qualcosa di vero c'è. Dai, speriamo che è una bufala, come si dice, no? Oppure è un bovino, oppure è un suino, oppure è un maiale. Il sì con te cosa dice? Che ne pensa KJ della morte di Taylor Hankis? Pilot Valerio, ma se non è legale, allora se non lo pago non mi multano? Sì, te multano, perché l'illegalità l'hanno fatta mettere legale, quindi te multano, dopo te viene l'Equitalia, te pignola tutto dentro casa. Aro, ciao Matteo, ti seguo dal 2011. È parecchio. È le 11.43, pensa. Lore Twitch, mio padre non lo paga da anni. Vedrai che batosta che ria dall'Equitalia. Dopo gli deve sequestrare la macchina tua, la macchina sua, e gli sequestra la roba di tua madre, vedrai che macello. Luca Nonis, la mia accende il motore a benzina solo se superi i 60 km e ricarica le batterie. Pensa che bello. Edoardo, sicuramente la benzina ci sarà, tanto se i politici la pagano di più che gli frega. Lo so, tanto loro guadagnano dai 40.000 euro in su al mese, quindi se la Pole ne permette, che se costa 2 euro al litro.
O buone, che si pranza oggi, Matte? E chi lo sa, un po' di boccolotti, salsugo e basta, cosa vuoi pranzare? Boccolotti, boccolotti, lo è penne, i boccolotti, i borlotti. Il zio Conte viette a prendere un panì. E chi ne ha il panì? Io voglio mangiare la pasta oggi, non pio niente. Ale Foresi, ciao Matteo, buongiorno. Ciao, ciao Ale, ciao. E Pilo Valerio, però hanno detto che tra un mese riaumenta la benzina a più di 2 euro al litro. Ma allora a che è servito solo un mese di riduzione? È servito a darci l'illusione sociale. Dopo lo dovremmo pagare 3,90 euro al litro. Vedrai, il gasolio 3,90 euro al litro. Luca Nonnis, non è aumentata la corrente, sono aumentate le tasse sulle bollette. Serpente, hello, hello. What's your name? Jonathan Boschetti, sentiamo un po'. Buona sega, masturbo? No, no, sinculi, c'è sua F e accento grave GA in casa? No, è uscita a prendere un pompino d'aria. Per quando tromba? Ma... per le tette, tette e mezza. Ah, grazie. Allora la chiavo dopo. questo è in codice. Damiano, di dove sei? Sono di Castelfidardo. Lo sai dove sta Castelfidardo? Dove è nata la fisarmonica? A Castelfidardo. Emblema, molto meglio ibrida che elettrica totale. Presto alle elettriche totali aumenteranno le spese al massimo. Una miseria. Oh, ma non se le aumentano mai le spese questi che ci comandano, eh? Su di loro aumentano le busta paghe. Vai, va, cambiamo discorso, che è meglio. Pilot e Valerio, ma allora che dobbiamo fare? Dobbiamo fare, lo sai cosa dobbiamo fare, Valerio? A piana casa di campagna, abbandonata, a ripristinarla, una che possibilmente c'è un pozzo. Andiamo dentro con la casa, ce la possediamo noi, non compriamo niente, andiamo dentro lì, una casa abbandonata, rurale, andiamo a lavorare lì, lavoriamo per il campo, fatichiamo, e mangiamo e beviamo, basta, non dobbiamo fare più niente. Aro, che ne pensi dei rettiliani? In periodo di guerra non dovrebbero arrivare a salvarci? Che stronzate. I rettiliani sono demoni, come fanno a salvarci? È contenti della guerra? Dai, non dissociamoci, dai. Giacus Belle, e non mi sa che mezzo da lor signore, che cos'è? Che lor signore. Serpente, ma mi pare che stai a Viale Leopardi, me sbaglierò. Pilot e Valerio, forse meglio morì che campare a cucì. No, 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 dai, non è meglio morì, no, no. È meglio, lo sai co', a partì, andà a fare lo sfollato in giro, piuttosto che morì. Andrea Cappacè, purtroppo è come fosse morto un mio familiare, uno dei miei batteristi preferiti solo 50 anni. È morto stanotte a Bogota, in torre nell'albergo. È una miseria, puretto. Eterno riposo, dona a lui, o Signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. È morto a 50 anni, pensa un po'. Pilot e Valerio, dici a quale motivazione? Forse è meglio andare in pace e non pensare più. In che senso, Pilot? Allora, a morì no, adesso mi sei bloccato su dito. Mi sei bloccato. Taylor, batterista, dei Fu. Allora, cosa vuoi dire, Taylor? Allora, primo, non bisogna ammazzarsi, perché ci dissociamo tutti. Secondo, non bisogna ammazzarsi per una delusione d'amore, mai. Non bisogna ammazzarsi per una persona, perché non ce n'è solo una nel mondo. E più, non bisogna amori di stenti, di esaurimento, di depressione per una persona, perché non ne vale la pena. È facile a discorrere, è facile. Dopo, quando uno ci cade, non è facile. Io lo so, me ne rendo conto perché ci sono passato più volte. Però bisogna a non andare in depressione, ammazzarsi, a suicidarsi. No, 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 assolutamente. E dobbiamo assolutamente fare del tutto per partì, andiamo via, fuggimo, andiamo a fare gli sfollati in giro. Ecco,
prendemo in possesso una casa abbandonata, come fanno i sfollati. Viene in possesso una casa, però non la dobbiamo spaccare tutta, la dobbiamo sistemare, la dobbiamo pulire, ripristinare piano piano, faticare per la terra, bere l'acqua del pozzo, sta con le candele, e a posto. Jonathan Boschetti, Matteo, attento a Borat sul tuo canale. È un eters travestito da fanne, te cogliona. Lo so che me cogliona, grazie Jonathan. Quello lì me cogliona perché prima c'aveva la foto, l'immagine del caprone. Io ho detto, te stessa immagine che mi fai complimenti è una contraddizione. Allora ha tolto l'immagine e ci ha messo un'altra immagine, di un santo. Però in realtà è un angelo del demonio travestito di luce. Bronx, Matteo, non devi andare a prendere GM oggi? Ad è presto. Edoardo, una vita boimien. Jonathan dice, adesso l'immagine di adesso è Lucifero, non è un santo, Matteo. Ho capito. Pareva un santo, pareva. Io non l'ho guardata bene l'icona, perché è piccola. Capito? Quindi l'ha cambiata dal caprò a Lucifero in persona. È una miseria incredibile. Allora, dai, lo banno, lo chiudo, lo elimino. Te, segnalami sempre, Jonathan. Fai bene. Jonathan Boschetti, segnalami sempre i diavoli. Ecco. Tanto te, Jonathan, sei infiltrato e tu mi puoi dare anche le notizie. Serpente, Matteo, stai proprio sotto a dove fatico io. Ma oggi è sabato, non fatico. Cos'è sta roba? Ho capito. Cos'è sta roba? Gianluca Cesti si è abbonato. Non ci posso credere. Ciao Mark Lea Foglia, ciao, buongiorno a te. Oh, Irela, perché c'è... Che c'è state bello a Macerata? C'è lo sferisterio, c'è il centro storico, c'è un sacco di monumenti, c'è le strutture, gli edifici, c'è il coso lì, il battistero, c'è pure il Duomo, c'è qualcosa di bello. Lo sferisterio. Bronx, chi è Jonathan Boschetti? Cugino Jonathan, ma Jonathan sta a faticare, amica. A parte che oggi è sabato, no, c'hai ragione, no. Ma Jonathan non ce l'ha Instagram e Twitch e Facebook, non c'ha niente, non c'ha. Come fa a essere Jonathan? Jonathan Boschetti, cugino Jonathan fa pennacchioni di cognome. Io fo Boschetti. Ho capito. Boschetti. Luca Nonnis, comunque la guerra è finita, ci si stanno accordando. Sì, credici. Giauzzi, a me piacerebbe vivere in una casa di campagna e mangiare le stesse cose mie, ma in inverno senza luce e riscaldamento come si fa? Col camì devi tagliare tutto un continuo la legnaccia di fora e te scaldi col camì come se faceva una volta. Pilot Valerio, che devi fare oggi e dopo? Queste cose private. Sto a casa, vado a dormire, a posto. No, devo fare i compiti, sammi figlio, c'ho un sacco da fa. Va, per tutti voi, alla salute mia, alla salute vostra. Guarda, mi ha fatto digerire su caffè. Allora mi sono spiegato, non credete più. Pilot Valerio, non sai che c'ho un figlio di 14 anni, te? Ah, hai figli? Certo, mica c'ho 20 anni come te, magari ci avessi 20 anni come te. Oppure 15, quanti anni c'hai? Io c'ho 44 anni scossi, C'ho un figlio di 15 anni. Dopo se vendicherà di tutti coloro che mi perseguitano. Dopo diventa lo sterminatore. Serpente, Namise, è Matteo, gli fai tu i compiti di matematica? No, i compiti di matematica no. Tutta più la calcolatrice. Milanista, buongiorno Matteo. Ciao Milanista. Ciao. Scalabrine, pure a te, buongiorno. Vabbè, vado a piare la flebo, va. Aspetta, Eccolo, va. Eccola qui, la flebo. La flebo che bevo anche oggi. Dopo Bronx, se si vendicherà andrà all'inferno, dopo mi dissocio. No,
Non è detto che va all'inferno, perché San Paolo si è vendicato di tutti i cristiani, l'ha ammazzato un macello, però mi dissocio, San Paolo è diventato santo. Dipende, se fa giustizia giusta, non una vendetta giusta per il padre. Turner, hai già pranzato, Matteo? No, è presto per pranzare. Pranzerò alle 2, ora che arrivo a casa. A voglia. Sempre alle 2, più o meno. Allora, adesso mi pulisco gli occhiali. Bronx, allora a posto. Emblema, diventa come il giustiziere della notte. Ti ricordi il film? Sì, Charles Bronson. Ma un po' se... Jonathan Boschetti, dice. Senti un po'. Tutto all in inglese. Right, Matteo. All right. All right. You are my best student. Your English is flawless. And improved to be your teacher. Your uncle Mario is proud. Too. Because you never forgive your enemies, unless they kiss your feet full of borotalco, since you never wash them. At least the borotalco remove part of the smell, and also the 90 degrees alcohol you use to wash your skin that resembles that of a snake is a good idea. Grazie. Ho capito che zio Mario si mette al borotalco. Oirelave, sfera abbasta e basta, ti ha donato altri 100. Altri 100 followers. Tuner, fiero proprio con questi occhiali, Matteo. Questi, te pensa, mi erano stati regalati quando stavamo tutti in quarantena. Vi ricordate, signori e signore, che noi stavamo tutti in quarantena quella volta? Siamo stati 3 mesi in quarantena? Ero diventato un bovino io. A forza da stare nel terrazzo tutte le mattine, a recitare 4 rosari al giorno, che toglieva al medico di torno, e ero diventato un bovino. Jonathan, questi sono gli occhiali per il trapanaggio incallito. Sì, una miseria. Trombo come un riccio con questi occhiali, guarda. Volati li bocca. Ciccio Gamer ti ha dissato su Instagram. Ti ha dissato? Cosa vuol dire? Cosa vorrà dire? Gianluca Cesti, sì, mi ricordo. E serpente, alla fine stava bene in quarantena. Se stava bene in quarantena, stavi bene te. Sicuramente c'hai il giardino fuori casa, l'orto. Io non stavo bene per niente. Oh, ADSCI. Adesso sci che si ragiona. Guarda chi ho. Un 3D tutto apposta per me han fatto. È una miseria, non ci si crede. E invece ci tocca a creders. Che soddisfazio, che contentezza, una miseria, non me lo aspettavo proprio. Grazie fratello, che Gesù nostro Dio onnipotente te protegga e non te faccia casca gioa per di angio, nt e l'inferno colmo di diavolacci dove c'è pianto e stridore di denti tutt'an continuo. Mi chiamo Matteo Montesi e sono uno youtuber. Circento. Jonathan Boschetti è sempre comico. Grazie, grazie. E te volevo dire... Allora, Simo Sal, che non si può dire queste cose. Mi dissocio. Non si può dire di politica e di quello che sta capitando. Allora, volevo dire una cosa, ma mi sono dimenticato. E non mi ricordo più. Sono Super Alex. Sono Super Alex. Allora, Super Alex, c'è scritto numero 1. Allora, e niente, mi è andato via dalla mente quello che dovevo dire. La mente mi mente e mi è andato via dalla mente. Volevo dire, non date retta più a nessuno. Le cazzate che circolano su internet, non date retta più. Andrea KJ date retta, vanno tutti. Vedi, Andrea dice, vanno tutti, ormai lo sapete che non dovete parlare di queste cose. Non avete più scuse. Esatto. Super Alex, ho donato i bit io, Matteo, non Jonathan. Ah, Super Alex, allora sei stato comico te. Grazie, grazie. Tuner, a Super Alex che ha mandato il vocale, non Jonathan. Mi sono confuso. Di solito è Jonathan o Gatto Elio. Giauz, non si può di niente ormai. Lo so. Jonathan, stai aspettando l'erede? Sì, lo ha. Lo ha, quello lì che va a vedere il parcheggio se l'ho pagato. Ecco.
ecco. Io ho fatto un cenno a quello del traffico, mi ha fatto così, mi ha fatto un gesto. Gabriele Doria, mi ricordo quando parlasti a zio Mario una stampa fatta bene di una nave e lui tutto contento scrisse sotto dono di mio nipota Matteo Montesi. Pensa un po' cosa ti ricordi. Serpente, allora ho indovinato, stai proprio sotto Doffadigo. Max e Matteo, ma che fine ha fatto di pre? Non si può dire dei personaggi famosi, io. Non me ne frega un po', cosa so, me lo dici a me, ma vale a dire all'uno? Scrivi. Emblema, oggi a Roma c'è il sole, ma il cielo appostatato bianco al massimo, ieri sera il Tevere aveva di nuovo le acque basse. Che delusione. Perché al giorno ce l'ha alte le acque. Ormai è secco, Tuner, forse era un fan quello del traffico, Matteo. No, cosa fan? Era un uomo, cioè i capelli così, pare una parrucca. Serpente, è passato il capellone a controllare il biglietto del parcheggio? Sì. Guarda, Andrea, muove in culo tutti. Carogna, ciao Matteo. Ecco, sentiamo, va. NT è la vita mia, ho faticato a rotta de collo. Superare. Ho cambiato 20 macchine nuove. Più ho fatto l'ape nuova a Babbo Marino. Non le modificavo con Aletto e marmitozzi grossi un bel po'. Le pitturavo un macello de soldi. Mentre mi cugino Luke Tacagno metteva da parte ogni mese soldi. Mi cugino è arrivato ad avere 100.000 euro in banca, non ce credi? E non credece. Zio lo picchiava se non studiava. Mi cugino è vergine, mai toccato donne. Quando scappavo fuori con amici mia, lui fingeva de sentisse male circento. È una miseria, che roba. E chi è? Io non so comico per niente, perché la mia fine è vicina. E consiste nella distruzione finale del mio corpo imbastardito, che casca a pezzi per l'eccesso di irrorazione e di metalli pesanti nell'aria, come il piombo, il platino, l'oro, il tungsteno, il bario, lo stronzio, il calcio, il neon, il plutonio. Poi troppo alcol te sbudella, come quelle donne compagno a Manuela che se fanno montà tutto un continuo, e alla fine il corpo va in declino. Mamma mia, pensa tu! Ma come fai a sapere quella De Castello? Come fai? Allora sei De Castello proprio al massimo. Te conosci vita, morte, miracoli. È incredibile. È incredibile. Io perché non l'ho detto mai le cose quelle lì, Quella di quella donna lì. È una miseria. Ha tirato fuori una persona che io ho conosciuto nel 2012. Te pensa che roba. Te ricordi pure, è incredibile, cioè se credi. Serpente, Matteo, De Manuela ne hai parlato in un video, lo sappiamo tutti. Ma pensa un po', incredibile, io non mi ricordavo più proprio. Ma tanto tempo fa, carogna, Matteo, oggi clima davvero caldo fa. Sì, è vero. Superale che si dice, Manuela è come la Stilo con 400.000 chilometri. Ma no, quella lì che penso io, no. Quella che dite voi è un'altra. Quella che invece che pensavo io ad è un'altra ancora, quindi non c'entra niente. No, vi siete confusi, non è quella. Però ha fatto la stessa fine. Risate trane, Matteo, sono a Milano, vieni a fare un giro che ti offro un ramen De Casaramain. Che cazzata. Non ci vieno a Milano, non ci vieno. Non voglio niente che mi offrite. Cioè, su Twitch fate come volete, però gli inviti io non li accetto più da nessuno. Jonathan, risate italiane, tra qualche settimana sarò a Milano. Ci vediamo per parlare di Matteo Montesi? Va bene, fate qualche video diffamatorio di me così diventate famosi. Carogna, devo recuperare un po' di video sul canale, ho avuto tanto da fare sti giorni. Va bene. Gabriele Doria, quella è Emanuela delle Canadi che era fidanzata con Ceregia. Esatto, è vero. Vedi, sei confusi con Antra che è De Castello. Quella ci le ho parlato con Luca. Sì. Pilot e Matteo, che consigli dai per chi non ha voglia di fare niente? Guarda, l'ozio è il padre di tutti i vizi. Io vi dico invece, datevi da fa,
perché io già che fo la live così, con le mani in mano, fermo, già per me è un sacrificio. Quindi lo fo per voi, in modo che famo botta e risposta. Voi mi fate delle domande, in base a quelle che se poi le rispondi, io rispondo. Però già io tribulo a sta fermo qui, capito? Io mi do sempre da fa qualcosa, capito? Non ci riesco a starmi fermo. Quindi io davanti al computer ci sto meno possibile. Unisco i filmati, sì, me ci vuole 2-3 ore, però unisco i filmati, lavoro sul computer, però il resto io me devo dare da fa manualmente, perché sono fatto così, sono una macchina. Serpente, ma tanto devi aspettare le 12:30, lo so, però ormai, e m'ho fatto le 12 adesso, ora che voi c'ho e tutto, da qui a là me ci vuole 10 minuti, quindi fra poco me devo partire, perché sennò è il parcheggio dopo col cavolo. John Pandolfi, Matteo lavora, ma qualcuno non lo capisce. Ma non lo crede nessuno, e poi non lo capiranno mai, perché se credono che fosse solo Twitch e YouTube. Invece il cavolo, magari facevo solo i social network, magari che era un lavoro. Invece è solo una passione e missione. Mai detto niente, niente non è. Serpente, ti piacerebbe fare un lavoro di ufficio sempre davanti al computer? Mai, mai, mai. No, no, a me mi piacerebbe stare con i zombie al cimitero. A me quello mi piace del lavoro, però purtroppo erano al completo e non se pole. E Monius, che lavoro fai oltre i social? Te credi che io posso dire i cazzi miei? No, no. È robe private, capito? Il lavoro mio è privato. Carogna, certo, con una famiglia a carico mica si gratta tutto il giorno, esatto. Mica posso fare il pinguino di Batman a grattarmi i coglio tutto il giorno. Jonathan, comunque risate, te aggiungo su Instagram, quando vengo su a Milano almeno ci sentiamo per vederci. Gustava, se veniva anche Gatto Elio, così siamo la Trinità unita unita. Super Alex, se adè ci stanno i peruviani al Camposanto. No, no, ha cambiato cooperativa. Pilot Valerio, ma perché non puoi dirlo? Perché cose private? Perché te dighi quello che fai privatamente? Lo dici? Valerio, lo dici te i cazzi tui pubblicamente? Jonathan, le Pringles nere piccanti ne sanno di casa di Julio. Esatto. Emblema, ho visto che esiste anche il cimitero dei ca e dei cotechini. A Candia, sta a Candia il cimitero dei cani zombie. Sì, sì, sta a Candia. Adesso fra poco stacco la live, tanto ho fatto un'ora. Poi oggi non lo so se la fo, non lo so, perché c'è da fare tanti compiti, a studiare, un macello. Pilot, sì, se vuoi saperlo, sì, in sulla sei tu Twitch. Boh, te capisco. Jonathan, Matteo, vuoi venire su a Milano con me, con la mia Yaris canna di fucile del 2003? No, non ci voglio venire. Te ringrazio, non me ne va. Non accetto nessun invito da nessuno, perché dopo vi rimagnate le parole e a me le persone di carta pesta non mi è mai piaciute. A me piace le persone di parola che quando dice una roba è quella. No, che dice una roba, dopo è tutto il resto. Infatti, Jonathan, te hai detto una roba, invece non è stata così. Quindi niente, già c'è qualcosa che non va. Serpente, una miseria, quanti è noiosi i compiti. Emblema, preferiresti lavorare al cimitero dei ca zombati o degli umani? Degli umani, delle persone. Jonathan, l'unica persona che dice tu è zio Mario. Come dici tu è zio Mario? Non ho capito. Era un po' un tamarro e una tamarra. Oh, i tamarri c'hanno sempre le gambe storte, che ci bocca un pallone in mezzo, i jeans corti, senza calzetti, le caviglie scoperte, camicia rosa, oppure maglio rosa, col cellulare, fumene, e sempre quelle, le spalle grosse, tutti uguali, oh, tutti uguali, tutti dalla stessa pressa. Jonathan, l'unica persona che quando dice una roba è quella, è zio Mario, esatto, ma zio Mario è dall'altro mondo, eh. Risate dell'anno, mia mamma ha detto che devo diventare come Mario Marzioli, è una miseria. De parola al massimo.
Gianluca, stasera live con PlayStation, ok? Ma dopo è pallosa per tutti, non mi segue nessuno con la PlayStation. Serpente, è la moda dei tamarri. Esatto. O i relav, a Macerata è pieno dei tamarri, dato che c'è l'università. Esatto. Aro, tornerai a visitare edifici abbandonati? L'ho fatto l'altro ieri l'ho fatto. Era una casa rurale, non l'hai visto il video, me sa. Per dirmi così. A posto, dai. Io oggi ho le spalle del zio Alberto. A forza da non fa più le flessioni, e c'ho le spalle diventate del zio Alberto. Mi manca la maglietta blè, così ho fatto zio Alberto proprio. Ecco, Jonathan, io so anti-tamarria. Vado in giro con il cardigan e le scarpe anni 40. Aro, no, purtroppo sono arrivato oggi, Matteo. Ah, Momius, Matteo, se fossi costretto a scegliere una facoltà universitaria, cosa sceglieresti? L'agraria. Guarda un po', viene oltre il tamarro. Sa le scarpe di legno? No, c'ha le scarpe da morto anni 80, quelle lì, quelle de estive, le scarpe estive de pezza alte, capito? Serpente, se stavi giù all'agrario te facevo salutà. Jonathan, giudichi tutto un continuo. No, perché giudico? È un dato di fatto, non è un giudizio. Se tu dici le scarpe che è così, non è, è un dato di fatto, non è un giudizio. Aro, al cane questo tamarro? No, l'unico tamarro senza ca. Ecco. Jonathan, giudichi tutto un continuo, non è vero. I dati di fatto non è giudizi. Guarda, aspetta. No, adesso è lontano, È lì là, va. Sì, prima si fuma un cannò, però mi dissocio. Allora, Bronx, se fumerà il tamarro, esatto. A posto, io vi saluto e vado via da qui. Ciao a tutti. Poi se stasera metti caso che fa un'altra contro live, siete ben accetti. E guarda, Rosiel, quel maglione giusto alla sbocca lo trovi. È vero, la sbocca li trovi quei maglioni lì rosa. Jonathan, la felpa rosa pure è da tamarri al massimo. Esatto. Serpente, ma perché sei andato in via Leopardi a pagare il parcheggio? Non era meglio stare vicino alla scuola gratis? Sì, certo, però io devo andare qua, devo fare i cavoli mia qua, tengo un ufficio, devo andare in manicomio, capito? Mi sono chiuso un attimo in manicomio, sono scappato fuori, però ho dovuto pagare il parcheggio, capito? Oi relave, Matteo, che ne pensi della canapa? Penso che una volta era un detersivo per piatti, per vestiti, per la lavatrice, era meglio la canapa. E se poteva fare i contenitori, gli imballaggi di canapa, era proprio una rivoluzione per il bene del pianeta. Invece dopo hanno fatto la plastica perché conveniva al mercato e il governo ha eliminato la canapa. Aro, cosa ne pensi di Numana? Numana mi piace, però non ci staria mai a abitare. Bronx, Matteo, devi, sì, se la fai così fai più spettatori, se no certo che non c'è democrazia. Certo, se io gioco con la PlayStation, così ne frega di me alla gente che gioco. Malky Blood, hai mai visto il nano che raccoglie le sigarette a Macerata? No, non l'ho visto mai. Serpente, da piccolo vivevi a Castelfidardo o in campagna? Sempre a Castelfidardo, sempre in un appartamento. Bronx, Matteo, devi dire se si fa così più spettatori, se no... Io stasera farò, se ci avrò tempo che mio figlio gliene va, giocherò sia io che lui al gioco. Dopo, se c'è Andrea KJ che mi può dare una mano a collegare il videogioco, perché non si vede più alla PlayStation. Jonathan, Matteo, sei a 70-80 spettatori e chiudi la live, che controsenso? Lo so, devo andare via, cosa devo fare? Mica posso guidare mentre fa la live, Pilot e Valerio, neanche mi leggi più, mi dissocio, basta, va bene, Pilo Valerio, dissociati, se io non te leggo non sono un robot, non posso leggere a tutti, come fo? A posto, adesso viene oltre una ragazzina che è antitamarra.
Rosy, è buona l'acqua. Sì, sì, l'acqua panna è un'acqua buona, eh. Te pensa che nella sorgente dell'acqua panna c'è un sacco di serpenti. C'è i serpenti d'acqua, quindi è molto buona, capito, la sorgente dell'acqua panna. Posto. Ciao, vi saluto a tutti. Fine. Fine. Thank you.